Mind. Ciao ragazzi, benvenuti su Tutto Tech. Oggi parliamo ancora di tecnologia, ma questa volta vediamo di sentirci meglio. Presentiamo gli auricolari della Mifa. Parliamo sempre di un prodotto cinese, cinese assolutamente. Vediamo un prodotto da scoprire insieme. Non abbiamo fatto l'unboxing perché aprendo la confezione trovate direttamente la scatoletta e il cavetto con naturalmente il manuale di istruzioni, ma è un qualcosa di molto semplice da utilizzare, non serve scaricare nulla sul cellulare, basta semplicemente attivare il Bluetooth, verranno riconosciute le cuffiette, si clicca sul modello delle cuffiette nelle impostazioni Bluetooth e vengono accoppiate. Nel Bluetooth vengono chiamate X3, lo trovate molto facilmente. All'interno della confezione, diciamo, trovate anche dei tappini di silicone per adattarli all'orecchio, quindi una cosa comoda per varie misure del canale. Praticamente del canale, se avete, in base alla dimensione del vostro canale, trovate varie dimensioni del gommino in modo tale che non vi caschino mentre andate in giro. Fatto bene comunque l'interno, nel senso che le potete estrarre. Una volta che le estraete, le mettete al vostro orecchio naturalmente e subito in automatico si collegheranno al Bluetooth del cellulare dopo averlo fatto la prima volta naturalmente. Una volta che le metterete via, le avete utilizzate, provate a sentire, c'è il magnete, quindi non vi potete sbagliare. Quindi una volta che le mettete via, le lasciate andare e si appiccicano da sole, vengono richiamate dal magnetino che è presente qui di lato. Perfetto. La scatoletta e anche il carica per queste cuffie. Trovate qui l'ingresso per il cavo e qui davanti il segnalatore della batteria. Come potete il livello vedere, della batteria. Esatto, lampeggia. Acquistati su Amazon ad un prezzo di 29,99€ attualmente, trovati in sconto per un'offerta particolare sempre su Amazon più o meno 15€. Esatto. La qualità audio è eccellente perché comunque abbiamo provato ad ascoltare musica di vario tipo, da quella che spara dei bassi potentissimi a delle frequenze altissime, abbiamo ascoltato vari tipi di musica ma non storce. Anche per utilizzarlo, per effettuare delle chiamate, l'interlocutore dall'altra parte, abbiamo fatto dei test e sente bene. Cosa che invece su alcuni modelli, sull'audio sono eccezionali, sul microfono invece hanno qualche problema. Diciamo che non è nitida la voce percepita dall'altra persona. La plastica sì, è leggermente di scarsa qualità, però diciamo che è comodo perché se voi alla sera arrivate e avete già sul comodino o sul mobile collegato l'USB direttamente al carica delle cuffie, wow, quando arrivate a casa lo appoggiate lì dentro, le chiudete, il giorno dopo le riprendete e sono pronte per poter fare un'altra giornata. Le cuffie touch in questo punto è un punto a sfioramento, e sfiorandole appunto potete accettare una chiamata, mettere giù, mettere in pausa un brano che state ascoltando, mandare avanti o al precedente brano, tutto secondo una serie di sfioramenti che vengono illustrate nelle istruzioni, ma sono semplicissime. Sfiorando una sola volta andrete a rispondere alla chiamata, tenendo premuto andrete a mettere giù la chiamata, facendo un doppio tap andrete al brano successivo in ascolto, lui capirà che siete in ascolto di una canzone, cliccando un'altra volta metterà la pausa, insomma semplicissimo comunque. In realtà è un ottimo prodotto, per il prezzo contenuto che ha è stato un best buy direi. Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la durata, con una ricarica di circa 3 ore, 3 ore e mezzo, mio fratello usandola circa 2 ore al giorno, per adesso siamo arrivati più o meno a 6 giorni. Sì, 5-6 giorni, dipende, esatto, sì, più o meno è quella la durata, non è male comunque. No, assolutamente, anche perché comunque dovete calcolare che se lo utilizzate non solo per rispondere, ma anche per ascoltarvi della musica, o magari se siete fermi in attesa e volete vedervi un film, utilizzate le cuffie, quello è tutto un di più che va a scaricarvi la batteria. Però adesso mediamente siamo sui 5-6 giorni, che
ripeto, non è male, anche perché non costa nulla la sera, li togli, li appoggi dentro la scatoletta, che comunque ha la plastica molto leggera, ma questo appunto non influisce sul peso del trasporto eventualmente, non è nulla di gigantesco, quindi è molto tascabile e quindi ed è comodo anche da trasportare. Voto tutto Tech? 8! 8, perché comunque il rapporto qualità-prezzo ci sta tutto. Diciamo che non raggiunge un punteggio un po' più elevato per magari la plastica della scatoletta, che diciamo che se io la tengo in tasca mi dovessi piegare magari non può magari non succedere, però diciamo che se fosse stata un po' più spessa e facilmente magari deformata, sentite? È proprio leggera, quindi potrebbe rompersi all'interno della tasca. Voi non mettetelo in tasca. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina e ragazzi troverete il link qui sotto per poter acquistare il prodotto che vi abbiamo appena fatto vedere. Con questo video è tutto, al prossimo video. Ciao ragazzi!